nostro quartiere di Santa Barbara per questa serata bellissima che ci farà vivere il nono trasporto della mini macchina, nono trasporto della mini macchina del quartiere di Santa Barbara e il quinto trasporto di questa macchina bellissima che è Miracolo di Fede, di cui ringraziamo Luca Di Prospero che l'ha ideata. Sapete che queste ispirazioni vengono dall'alto, vengono da Dio e non possono ringraziare il Signore e Santa Rosa per questo dono grande che anche questa sera fa al nostro quartiere e alla nostra città. E i ringraziamenti che faccio adesso di seguito vorrei che veramente fossero accolti uno per uno nel cuore. Ringrazio l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine, la polizia locale, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, sodalizio dei facchini di Santa Rosa, il comitato festeggiamenti del Pilastro, il comitato centro storico, AR Security, sbandieratrici e musici città di Viterbo, la banda musicale di Castiglione in Teverina, l'Avis, la Confraternita della Misericordia di Viterbo, la Banca del Lazio Nord, la ditta Fiorillo, Autotrasporti Tuscia, il Comitato Parrocchiale Festeggiamenti Santa Barbara, Oratorio e Volontari della Parrocchia di Santa Barbara e il Dottor Marenzoni per l'Ambulatorio Solidale di questo anno che sono molto importanti. Dedichiamo innanzitutto questo trasporto alla nostra Santa Patrona, a Santa Rosa, perché tante volte di Santa Rosa durante l'anno un po' ci scordiamo, raga? Evviva Santa Rosa! Evviva! Poi verranno fatte due girate e la prima girata la dedichiamo a una donna, una mamma straordinaria, un tesoro che è in cielo con Santa Rosa e con Gesù, che è Giovanna Bonucci, moglie di Pino Loddo. Dov'è Pino Loddo? Almeno un bacio in diretta glielo voglio dare. Dov'è? Un bacio Pino alla grande Giovanna che vedrai che stasera s'affaccia, S'affaccia dal cielo, La seconda girata, un altro papà straordinario, che è Bartolino Oliviero, il papà di Gianni, che è il vice capo facchino. Dov'è Gianni? Che un bacio può cadaglielo, E anche Oliviero ci guarda dal cielo, Adesso per un saluto darò la parola alla nostra sindaca e poi seguirà, ecco, la preghiera e la benedizione dei mini facchini e la partenza della mini macchina. Non lo devi ringraziare perché se mi ringrazi mi parla. Grazie Don Claudio. Mini facchini del quartiere di Santa Barbara, tocca a voi, tocca a voi portare Rosa a casa stasera, tocca a voi essere i primi ad avere l'onore e questa grande responsabilità di portare Rosa a casa. Tocca a voi, mini facchini del quartiere di Santa Barbara, renderci orgogliosi di voi stasera. Voi stasera siete Santa Barbara, un quartiere che nasce, che cresce in tempi recenti e che voi oggi rappresentate nella sua più viva identità. Mini facchini di Santa Rosa, del quartiere di Santa Barbara. Siete pronti? Sì! Più forte, siete pronti? Sì! E allora portate Rosa a casa, buon trasporto! Di intercedere presso il Padre, per il Papa, il nostro Papa Francesco, i Vescovi, il nostro Vescovo Orazio Francesco e i sacerdoti. Porta a lui gli ammalati,
E questa sera vorrei ricordare a Santa Rosa due bambini malati della nostra parrocchia per cui pregheremo per tutta la novena, Davide e Simone, te li affidiamo. Le persone sole, le tante persone sole nelle nostre case, di cui purtroppo tante volte non si occupa nessuno, le famiglie in difficoltà, chiedi a Gesù la pace per questo mondo travagliato, per questi cuori travagliati. Posa il tuo sguardo sui nostri giovani, i giovani di Viterbo, i giovani del nostro oratorio, che sono alla ricerca del senso della vita. Intercedi affinché ogni famiglia superi le difficoltà, le divisioni, le separazioni e sia un focolare di amore. Guarda con bontà coloro che si affidano alle tue preghiere e consegna nelle mani di Dio ogni nostro sogno, bisogno e desiderio. Nella comunione dei santi salga a Dio la nostra preghiera e il nostro cuore sia sempre docile al suo intervento, che vuole renderlo conforme al cuore del suo figlio. Santa Rosa, nostra patrona, prega per noi. Facchini di Santa Rosa e collaboratori, inginocchiatevi. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Santa Rosa, nostra celeste patrona, vi benedica e vi accompagni in questo cammino e in quello della vita il Signore Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Evviva Santa Rosa! Evviva! Siamo tutti del sentimento! Sì! Partire di Santa Rosa! Evviva Santa Rosa! Evviva Santa Rosa! Evviva! Evviva Santa Rosa! Evviva! Thank you.
Guarda che fanno, guarda. Guarda. Yeah.